Evitare l'Alzheimer con alcuni esercizi, è possibile? L'Alzheimer è una malattia di tipo degenerativo ed è caratterizzata dalla perdita immediata della memoria e di varie capacità cognitive come il linguaggio o la concentrazione. Dopo essere stata diagnosticata, questa malattia ha una durata di circa 10 anni. Attualmente è la forma di demenza più comune e di solito si presenta in persone con più di 65 anni. In questo articolo vi consigliamo alcuni esercizi da realizzare per mettere in azione il vostro cervello, forse un modo per ritardare e persino evitare l'Alzheimer. Misure di prevenzione contro l'Alzheimer. Nonostante sin dalla scoperta della malattia da parte di Emil Kraepelin e Alois Alzheimer nel 1906 siano stati fatti molti progressi, ci sono ancora alcuni aspetti della patologia ignoti. Ad esempio, le cause esatte della sua comparsa. Ciò che dobbiamo tenere in considerazione, però, è che a partire da una certa età possiamo lavorare per prevenire tale condizione. Non è sicuro che fare alcuni esercizi o mangiare determinati alimenti eviti di soffrire di Alzheimer durante la vecchiaia, ma almeno potremo dire di averci provato. Si stima che circa 2 milioni di persone in tutto il mondo soffrano di questa malattia che colpisce non solo la memoria, ma anche il comportamento e il pensiero. Tra i fattori che influiscono sulla comparsa di questo logorio causato da un'ossidazione cerebrale, troviamo lo stress, l'aterosclerosi e il diabete. Ognuno di essi contribuisce all'invecchiamento del cervello. Anche il fatto di essere donna ed essere entrata in menopausa può essere un fattore scatenante, dato che il corpo smette di produrre estrogeni, un ormone che contribuisce alla salute cerebrale. Esercizi per allenare il cervello. La mente è un muscolo e, esattamente come tutti gli altri muscoli, deve essere esercitata per evitare che si atrofizzi. Alcune delle abitudini che potete aggiungere alla vostra routine quotidiana e che vi aiuteranno a migliorare la capacità cerebrale sono: farsi la doccia con gli occhi chiusi. Una volta alla settimana cercate di farvi la doccia con gli occhi chiusi. Localizzate il rubinetto, il sapone e lo shampoo. Non aprite gli occhi in nessun momento. In questo modo, svilupperete gli altri sensi, come il tatto, e farete lavorare di più il vostro cervello. Usare la mano meno abile. Se siete mancini, utilizzate la mano destra, o viceversa, per realizzare le attività più comuni, come spazzolarsi i denti e i capelli, scrivere, aprire i cassetti, utilizzare il mouse del computer, tagliare il cibo, prendere un bicchiere, eccetera. Cambiare posto alle cose. Il cervello si abitua al fatto che certi oggetti si trovino in determinati posti. Sa, ad esempio, che nel primo cassetto che è la biancheria intima o che nel frigo che è il latte. In questo modo, diventa un po' pigro e fa tutto a memoria. Sfidatelo a trovare certi oggetti nei posti più impensabili. Che ne pensate di cambiare il luogo in cui conservate i vestiti? Magari potreste anche cambiare l'ubicazione di alcuni mobili in casa o della scrivania in ufficio. Cambiare strada ogni giorno. La stessa cosa che succede con gli oggetti di casa, avviene per i percorsi che ci conducono al lavoro, all'università, in palestra o al mercato. Se usate sempre lo stesso mezzo di trasporto, cambiatelo. Se andate sempre in macchina o in bici, fate scelte alternative. Il cervello ha bisogno di sorprendersi di tanto in tanto con qualche modifica.
In questo modo, inoltre, la vita smetterà di essere abitudinaria e noiosa. Memorizzare telefoni o date. Con le agende e gli smartphone, abbiamo smesso di usare il cervello per immagazzinare alcune informazioni. Non sorprende infatti che non si conosca più il numero del nostro partner o dei nostri genitori, risulta difficile dare anche il nostro stesso numero agli altri. Cercate di non affidarvi a questi mezzi tecnologici o alla carta. Ricordate dati importanti che non siano appuntati in nessun luogo. La stessa cosa vale per GPS e calcolatrice. Questi oggetti che sembrano averci semplificato la vita, hanno trasformato il nostro cervello in un pigrone. Ormai non ricordiamo nemmeno più la strada per arrivare a casa del nostro migliore amico o quanto faccia 2x5. Pensate alla strada da percorrere prima di uscire di casa e affidatevi alla vostra memoria. I libri ci aiutano a incentivare la nostra immaginazione e potenziano il cervello. Quando godete della lettura, la mente deve fare uno sforzo per pensare a ciò che succede e per connettere informazioni e dati che l'autore disperde tra le pagine. Non leggete solo perché siete obbligati a farlo, università o lavoro. Fatevi sorprendere anche da romanzi e fantascienza. Un'altra buona idea è leggere a voce alta per stimolare il senso dell'udito. Più esercizio per migliorare la funzione cerebrale. Oltre a quanto detto, esistono centinaia di attività che possiamo mettere in pratica per esercitare la nostra mente e prevenire la comparsa dell'Alzheimer. Camminare all'indietro senza voltarsi. Fare cruciverba, sudoku o rompicapi. Mettere l'orologio sul polso opposto. Vestirsi con gli occhi chiusi. Leggere riviste dalla fine verso l'inizio. Praticare esercizio in modo regolare. Essere curiosi e cercare dati interessanti su qualsiasi cosa. Mangiare in modo sano. Riposare tra le 7 e le 8 ore al giorno. Meditare. Imparare parole nuove e usare sinonimi e antonimi per dire la stessa cosa.